La sosta per le nazionali è da sempre il momento in cui si può riprendere fiato e fare bilanci. Soprattutto adesso che siamo arrivati di fatto quasi ad un terzo della stagione, è giusto riordinare le idee e ripercorrere le varie tappe di questo avvio e mettere insieme tutti i punti per cominciare a capire se siamo sulla strada giusta, in linea con le nostre ambizioni e soprattutto dove si può arrivare quest'anno. Abbiamo parlato tanto dello sfogo di Conte post Borussia Dortmund, abbiamo psicanalizzato l'allenatore che poi alla fine si è preso la ragione e sta portando avanti un Inter che viaggia ad un ritmo da record. Mettetevi comodi, arriva il 32esimo episodio di Passione Inter Talk, vai con la sigla. Ben ritrovati amici interisti ed amici di Passione Inter Talk, io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com e questo è il 32esimo appuntamento con il nostro podcast, un episodio che arriva in un momento importante perché come dicevamo in apertura di episodio siamo giunti alla sosta per le nazionali, un terzo della stagione circa, forse questa sosta non è mai stata così tanto attesa dai tifosi, dai giocatori e dallo staff tecnico dell'Inter, che ne dice Antonio? Ciao Lorenzo, un saluto a tutti. Sì, in effetti, dopo un ciclo di 7 partite in 20 giorni, davvero ci voleva. Poi, dopo le tante polemiche, concludere con una vittoria è stato davvero importante. Davvero importante, Antonio Siracusano, redattore di PassioneInter.com, mio consueto compagno di viaggio in questo podcast, Passione Inter Talk. Antonio, prima di entrare nella nostra analisi in questo episodio in cui abbiamo tante cose di cui parlare, tanti argomenti caldi, chiuderemo anche con una parte dedicata al mercato perché negli ultimi giorni stiamo già raccogliendo molto fermento, soprattutto dopo le parole di Antonio Conte. Prima però, come dicevo, permettimi di segnalare ai nostri ascoltatori il sito partner passionepremier.com, un grande progetto che come sempre vi ricordiamo è curato dai nostri amici appassionati di calcio e cultura inglese. Stanno curando anche un podcast molto interessante che esce settimanalmente più o meno come noi e Passione Premier, tra l'altro, come forse saprete già, da pochi giorni è entrato anche nel network di OneFootball, quindi se avete scaricato l'applicazione o se non le avete già scaricatela, perché nella sezione dedicata al calcio inglese trovate tutte le notizie e gli approfondimenti di PassionePremier.com. Vi ricordo inoltre migliorePTV.com, che è il sito che si occupa di tecnologia TV online e decoder. Questo sito sostiene Passione Inter Talk, ci permette di portare avanti questo progetto, quindi andate a visitare il sito migliorePTV.com. Se anche voi volete sponsorizzare Passione Intertalk in questo spazio, mandate una mail a info@passioneinter.com. Fatto questo doveroso giro di presentazioni, come sempre, Antonio, un brevissimo momento di pausa e poi ripartiamo con l'episodio 32esimo appuntamento con Passione Intertalk. Eccoci allora, Antonio, si è chiusa questa 12esima giornata di Serie A. Sorpasso e controsorpasso, adesso spazio alle nazionali. Ricordo ci saranno 13 interisti convocati con le rispettive selezioni. Ve li cito brevemente perché ci sono Lautaro Martinez che affronterà in due amichevoli con la sua Argentina, Brasile e Uruguay, poi Marcelo Brozovic con la Croazia, Stefan De Vrij con l'Olanda, Lukaku contro il Belgio, si gioca il primato nel suo girone di qualificazione ad Euro 2020 e poi contro il Cipro, una sfida sicuramente più morbida, Milan Skriniar con la Slovacchia, Barella e Biraghi convocati da Mancini con l'Italia, Vecino e Godin con l'Uruguay, Valentino Lazaro in ripresa, parleremo molto anche di lui in questo episodio, con la sua Austria, due partite per le qualificazioni d'Euro 2020, Alessandro Bastoni, anche lui molto bene, va in Under 21, poi Sebastiano Esposito con l'Under 19, questa volta sì. E mentre Lorenzo Pirola, giovanissimo, come sapete, è convocato nei mondiali Under 17 in Brasile, lo citiamo comunque nei calciatori convocati perché è un calciatore che, come vedremo, potrà essere uno dei prossimi giovani lanciati in prima squadra da Antonio Conte. Allora, dicevamo, weekend di sorpasso e controsorpasso, l'Inter batte il Verona, poi la Juventus batte il Milan. Weekend comunque di risultati importanti per l'Inter, perché Antonio, la Juventus resta un punto davanti. L'Inter va a 31, ma le altre si sono un po' distanziate. La Lazio resta a 24, il Cagliari, grande sorpresa, a 24, Atalanta 22 e Roma 22, con il Napoli che è in piena crisi, è crollato a meno 12 punti dall'Inter, è al settimo posto. Antonio, ti chiedo brevemente come vuoi commentare questa classifica, come vedi queste prime 12 giornate di campionato. Eh sì, ci sono diverse sorprese. Sicuramente ci aspettavamo l'Inter
lì nei primi posti a combattere con la Juve, perché insomma Conte era una garanzia già alla vigilia da questo punto di vista. La sorpresa negativa, l'abbiamo già detto diverse volte, il Napoli, che insomma dopo un inizio non buono ha avuto questi problemi tra società, squadra, allenatore, quindi insomma anche contro il Genoa si è vista una squadra abbastanza spenta e sta pagando parecchio, si ritrova in una situazione di classifica che non si aspettava, anche perché era una squadra consolidata, rispetto agli altri anni aveva fatto un mercato ancora superiore con l'arrivo di Manolas, Lozano, Llorente, insomma tanti calciatori importanti, più importanti rispetto a quelli arrivati lo scorso anno ad esempio, e quindi insomma una grande delusione. La Roma, che stava facendo benino, in realtà si è fermata ieri sulla sconfitta per 2-0 contro il Parma. Io ho visto la partita, il Parma devo dire che ha giocato molto bene, la Roma non ne aveva più perché ha tantissimi infortunati, quindi al di là del periodo positivo della Roma, secondo me è uno stop che ci può stare quello di ieri. Per il resto l'Atalanta più o meno sta andando sugli standard ormai degli ultimi anni, la sorpresa è il Cagliari, però devo dire insomma anche questa situazione di classifica secondo me sta anche un po' aiutando l'Inter, perché rispetto agli altri anni doveva sempre guardarsi alle spalle, c'era la Lazio, la Roma, soprattutto il Napoli sempre lì a ridosso o addirittura avanti. Quest'anno invece l'Inter con questa classifica, con questo vantaggio sulle altre che seguono, ha il solo compito di concentrarsi sulla Juventus, e secondo me può essere anche uno dei tanti motivi insomma che sta vedendo l'Inter lottare lì con la Juventus a un solo punto. Merito anche di un rendimento sicuramente sopra la normalità da parte dell'Inter di Antonio Conte. Più avanti parleremo anche dei numeri e dei record che sta stabilendo questa Inter in questo avvio di stagione. Intanto saranno due settimane in cui bisognerà fare un po' gli scongiuri e stare un po' col fiato sospeso, perché con le nazionali soprattutto quest'anno non siamo mai stati molto fortunati. Sappiamo che Lautaro nella notte post Inter Verona ha dovuto tra l'altro effettuare un controllo all'ospedale per il colpo subito alla testa, niente di grave, e andrà in nazionale, mentre Sensi, Gagliardini e D'Ambrosio avranno modo durante la sosta di recuperare completamente per poi essere di nuovo a disposizione dopo la sosta. Antonio, però, partendo da questo Inter Verona 2-1, lo ricordiamo col sul rigore del Verona, un'ingenuità per me di Handanovic in uscita con la palla che stava scivolando fuori, poi la riprende come sempre Pesino e Barella che tira fuori un super gol che vale 3 punti, era vetta momentanea della classifica, poi riconquistata dalla Juventus, di cui riparleremo dopo. Io, Antonio, voglio sapere se sei d'accordo con me, catalogherei questa partita, per come si era messa e per come sta andando anche il Verona in stagione, squadra molto interessante, in quella lista di partite che è già abbastanza piena di gare che negli anni passati con ogni probabilità non avremmo vinto. Sei d'accordo? Sono d'accordo, però rispetto agli altri anni abbiamo giocato una gran bella partita, secondo me, tenendo conto che era la settima partita nel giro di 20 giorni, che i giocatori sono sempre gli stessi a scendere in campo, la squadra quindi era molto stanca. Secondo me l'Inter ha giocato una buonissima partita perché ha rischiato poco, in effetti, ha subito gol solamente su quella, come dicevi tu, sciocchezza quasi di Handanovic, anche se dobbiamo pure sottolineare la furbizia dell'attaccante, perché poi lì Handanovic si era reso conto che non aveva senso uscire in quella porzione di campo, però poi anche bravo l'attaccante a cercare il rigore. Ma non ricordo poi azioni davvero pericolose da parte del Verona, mentre gli altri anni queste partite comunque l'Inter non solo non le vinceva ma soffriva anche. Invece, come già avvenuto in altre partite in questa stagione, ci ha dato nel corso di tutta la partita sempre l'impressione che alla fine anche con tranquillità, nonostante il gol sia arrivato all'83esimo, ma che con tranquillità l'Inter avrebbe potuto vincerla in qualsiasi momento quella partita. È toccato a Barella, ma non avesse segnato Barella su quel tiro, secondo me l'avrebbe sbloccata, risolta qualcun altro un po' più avanti, perché comunque era un Inter che ci ha provato tantissimo, costantemente in avanti, ha una facilità di gioco rispetto agli anni passati che è evidente, mentre prima assistevamo ad un giro palla lunghissimo, adesso invece c'è la soluzione di De Vrij che porta palla, ed è una cosa che mi è piaciuta tanto soprattutto nell'ultima partita, quella di andare a servire Lukaku. È Lukaku che per molti è stato giudicato in maniera negativa, sì, sotto porta non ha segnato, all'attaccante viene richiesto di segnare, però a me è piaciuto perché molto spesso riusciva
a trasformare quelle palle sporche che gli venivano date da De Vrij sempre in una giocata intelligente. Quindi sono in generale d'accordo con te, però c'è un grande passo avanti sotto il profilo del gioco che non va sottovalutato. Assolutamente, hai toccato tanti temi. Infatti io in questa partita, prima di, tra l'altro, di entrare poi nel dettaglio delle prestazioni dei singoli, prima di leggere anche le pagelle e tutto quanto, resterei un attimo anche in un'analisi generale, perché come dicevo questo Inter-Verona secondo me ha dato tantissimi spunti molto interessanti e può diventare addirittura una partita molto più importante di quanto non sembri adesso, al di là del singolo risultato arrivato in un weekend che ci favorisce molto dal punto di vista della classifica. Mi spiego. Un dato che balza all'occhio è che per la quinta partita consecutiva l'Inter subisce gol, non accadeva addirittura dall'inizio del 2018. Se ci fermiamo a guardare soltanto la Serie A, se non vado errato sono addirittura 7 le partite consecutive con gol subiti. Dovrebbe essere quasi un dato preoccupante, visto soprattutto l'importanza della difesa nelle squadre di Conte, in generale comunque nel campionato italiano, e visto anche il reparto che vanta l'Inter con gli uomini che ha messo a proteggere la porta di Handanovic. Contro il Verona però, secondo me, Antonio, si è vista una squadra comunque... il Verona è una squadra molto pericolosa comunque, soprattutto in contropiede, sempre attenta. Secondo me però abbiamo avuto una dimostrazione di crescita importante nella fase difensiva dell'Inter. Mi è sembrato di vedere una squadra molto più equilibrata rispetto alle precedenti uscite, attenta dietro, tant'è che credo che di occasioni del Verona praticamente non ne abbia avute, al di là dell'imbucata che ha portato al rigore con il gol. Altra cosa, i gol dei centrocampisti, come abbiamo detto tante volte, c'è una diversificazione maggiore delle bocche da fuoco di questa Inter, non si è più dipendenti da pochi singoli. Parlerei, Antonio, anche tu dei gol dei centrocampisti che stanno dando un apporto molto importante. In particolare vorrei sottolineare come sono stati decisivi, tra l'altro, due uomini che, tra molte virgolette, sono stati in discussione, perché Vesino spesso viene criticato dai tifosi. Su Vesino, tra l'altro, abbiamo sottolineato una frase di Lele Danni nel post partita che ha detto: non ti manca quando non c'è, ma quando c'è si fa sentire. Mentre Barella era stato uno degli uomini, diciamo, pungolati tra virgolette da Conte quando nello sfogo post Borussia Dortmund aveva parlato di cercare esperienza, ma Barella, così come Sensi, erano calciatori che non avevano grande esperienza arrivando da palcoscenici meno importanti. Ti chiedo innanzitutto, Antonio, cosa ne pensi di queste frasi, anche della gestione di Barella da parte di Conte, in generale se sei d'accordo con me, e cosa ti lascia questo Inter-Verona, quali sono le note positive o anche negative, se ne hai evidenziate. Quindi sulle frasi che aveva detto su Barella e Sensi, in realtà inizialmente lo interpretate dando un altro senso, cioè secondo molti la frase era quella di andare a stuzzicare calciatori come Sensi e Barella, ma in realtà secondo me è andato a parlare della realtà dei fatti. Nonostante siano dei buonissimi giocatori Sensi e Barella, però è il primo anno che giocano la Champions League, che giocano in una grande squadra, e quindi... secondo me non era tanto per motivarli, anche perché Barella nell'ultimo mese è stato il miglior giocatore dell'Inter e Sensi lo è stato nelle prime partite. Poi Barella si è confermato, però si è confermato, ha fatto quel gran gol, secondo me, al di là delle parole di Conte, lo avrebbe fatto in ogni caso. Cioè non è che Conte ha chiesto qualcosa in più a Barella, lo poteva chiedere invece giocatori come Vesino, che ha iniziato male la stagione per via di infortuni, e che quindi insomma doveva darsi un po' una mossa perché non può indietro rispetto agli altri. In generale comunque dobbiamo sottolinearlo, il grandissimo lavoro dei centrocampisti. Parlavi tu di questo record che ha l'Inter in Serie A, perché è l'unica squadra che ha mandato a rete tutti i centrocampisti che ha schierato. L'unico di fatti che non ha segnato è Borja Valero, ma perché non ha praticamente minutaggi in campionato, ha giocato solo pochissimi minuti nel finale di Champions League nella vittoria in casa col Borussia Dortmund. Per il resto Barella e Vesino hanno segnato nell'ultimo turno, anche se entrambi avevano già segnato in Champions League, però parlando del solo campionato ha segnato anche Gagliardini nella trasferta con la Sampdoria, Brozovic due reti con Lecce e Milan, tre addirittura per Sensi. Dietro l'Inter, diciamo, tra le top squadre in Serie A in questo momento ci sono solamente Atalanta e Cagliari che si avvicinano. L'Atalanta ha mandato a rete quattro centrocampisti, al Cagliari invece per arrivare ai numeri dell'Inter ne mancano ancora due. Quindi rispetto agli altri anni è un dato molto importante, perché l'Inter faticava tantissimo
negli inserimenti dei centrocampisti, a mettere un po' di massa in area di rigore. Quest'anno sicuramente non c'è questo problema, perché oltre ad avere due attaccanti sempre in area stabilmente, arrivano puntualmente Vesino, che è stato tante volte pericoloso. Infatti c'era la marcatura di Pessina uomo su Vesino. Nell'unica occasione in cui Pessina si è perso Vesino è andato a segnare. Quindi questo è un dato che va anche sottolineato. Ci sono le incursioni di Sensi quando in campo, o Barella stesso. Quindi insomma è un Inter che riesce, rispetto agli altri anni, a creare superiorità numerica quasi in avanti, e questo fa la differenza, perché in una partita complicata in cui ti ritrovi contro una squadra così solida, così insomma con 11 uomini dietro la linea della palla, fa tutta la differenza del mondo avere dei calciatori che riescono ad avere i tempi giusti. I tempi giusti è l'allenatore che te li riesce a conferire, a dare con il lavoro, con l'allenamento, ed è questa l'arma in più che sta dando Conte, anche poi a livello di mentalità, ovviamente, comunque rispetto agli altri anni. E dicevamo, mancanza di esperienza, ma allo stesso tempo questo ci fa riflettere, ci fa ben sperare anche il dato, se, correggimi se sbaglio Antonio, di una squadra che aveva un'età media di 25,4 anni, 25,5 anni, la squadra che abbiamo visto contro il Verona, quindi un dato sicuramente su cui si può lavorare, così come si può lavorare. Io una piccola nota stonata che ho evidenziato, noi abbiamo parlato tanto nel gruppo Telegram di passioneinter.com, se non sbaglio lo avevamo accennato anche negli ultimi episodi del podcast, perché è una cosa che secondo me si sta verificando partita dopo partita, soprattutto con l'infortunio di Sensi, perché noi abbiamo Brozovic che è il vero playmaker, soprattutto senza Sensi, e nelle ultime partite è stato praticamente sempre schermato da un avversario che ha marcato a uomo Brozovic e lo ha messo parecchio in difficoltà. Dopo poi sappiamo che Brozovic si innervosisce, si è beccato anche qualche ammonizione di troppo e la sua prestazione un po' ne risente. Lo abbiamo visto, mi è rimasta molto impressa la marcatura uomo di Kulusevski contro il Parma, e è stato un fattore determinante in una partita che poi è stata pareggiata per 2-2. Si è verificata contro il Brescia di nuovo e in piccola parte anche col Bologna se non sbaglio, ma soprattutto poi anche contro il Verona c'è stato Verre praticamente a uomo su Brozovic, lasciando l'incombenza poi della regia a Stefan De Vrij. Questi sono elementi che noi abbiamo evidenziato a parole, poi come vedremo nell'ultimo blocco, parlando anche di alcune statistiche a livello di squadra, di individuale, questa tendenza si ripercuote anche nei numeri, e sono molto molto evidenti questi numeri, come vedremo tra poco. Ti chiedo Antonio però, senza Sensi, lasciare l'incombenza della regia a De Vrij o anche Bastoni, che abbiamo visto avere un buon piede caldo, non è una tendenza secondo te da evitare? Mi spiego, si può trovare un'alternativa di gioco, soprattutto sulle fasce, mi viene in mente, oppure magari Borja Valero è davvero da considerare fuori dai piani, non può dare una mano in quel ruolo, non so, hai in mente tu una possibile soluzione alternativa a questa? Altrimenti io Brozovic lo vedo anche un po' in difficoltà, nonostante la tantissima generosità e i tantissimi chilometri che continua a percorrere. Guarda, se Borja Valero comunque continua ad essere ignorato da Conte, ci sarà un motivo. Noi negli scorsi anni in effetti lo abbiamo anche apprezzato, però da regista ha spesso fatto fatica, perché è un po' più lento, ma non solo a livello fisico, ma anche a livello di idee di gioco. Non ha, secondo me, la stessa velocità di pensiero che ha Brozovic in questo momento. Con qualche anno in meno probabilmente lo avrebbe potuto sostituire, anche se Borja Valero è un calciatore che ai tempi della Fiorentina faceva addirittura il trequartista. Chiedergli di fare regista in un calcio così offensivo, così moderno, è forse un passo anche troppo in avanti. Quindi io escluderei il fattore Borja Valero per questo motivo. Poi non l'abbiamo visto, quindi non abbiamo la prova in campo, però insomma, come evidenziavi tu, il problema c'è. Le squadre ovviamente hanno capito che il gioco dell'Inter gira tutto da Brozovic, però come contro il Verona capita che la squadra va a chiudere Brozovic, va a lasciare liberi i tre difensori. Il Verona lo ha fatto tantissimo, perché io tutto questo spazio De Vrij non l'avevo visto nelle scorse partite, quindi è stato un po' strano. Però ti devo dire che prima De Vrij, poi Bastoni comunque se la son cavata, anche perché
non li ho visti a disagio, si allenano per fare questo tipo di gioco. E secondo me l'alternativa all'assenza di Sensi per fare gioco per Conte sono i difensori, cioè lui l'ha già individuata l'alternativa. Serve un po' più di allenamento perché non hanno ovviamente la stessa visione di gioco, anche lo stesso piede che può avere Sensi o che può avere Brozovic, però sull'idea di Bastoni, sul coraggio, anche perché lì Bastoni poteva fare un passaggio a 5 metri molto più semplice, invece va con quel tagliato sulla destra a rischiare il passaggio per Lazaro, perché se li sbaglia il Verona può ripartire in contropiede e fa una figuraccia. Invece lui rischia perché evidentemente l'ha provato, va su Lazaro e poi nasce il gol. Stessa cosa De Vrij, porta palla, però quest'anno c'è una buona avanti, c'è Lukaku. A me è piaciuta tanto questa combinazione De Vrij-Lukaku, sia nelle scorse partite ma soprattutto ieri sabato che l'ho vista fare tantissimo. E devo dire che Lukaku mi sta piacendo sempre di più, perché tecnicamente lo vedo sempre più in palla, riesce ad indovinare subito la giocata, ad allargare il gioco. Poi sia Biraghi che Lazaro a un certo punto della partita sono stati un po' timidi, quindi il discorso che fai tu ha tanto senso, perché anche sulle fasce l'Inter dovrebbe costruire il gioco, però con un po' più di coraggio da parte degli esterni, perché quando Lazaro riusciva a tagliare in centro o comunque puntare l'uomo sulla fascia creava superiorità, perché tecnicamente è un giocatore che lo può fare e quindi lo deve fare. Però per il resto a me la squadra è piaciuta, e questa idea del regista che a turno viene svolto o da De Vrij o da Bastoni o anche da Skriniar, anche se Skriniar è più un difensore di progressione, meno di impostazione, a me non dispiace. Però come dicevi tu, stanno un po' mancando le fasce, che comunque sono andate benino contro il Verona, ma per essere da Inter devono fare sicuramente di più. Io, Antonio, non ti ho interrotto, ma volevo sottolineare la frase che hai detto su Lukaku. Tu, come me, hai toccato con mano la discussione sempre accesa su Lukaku. Su Twitter ho visto un cambiamento di tendenza, nel senso che su alcune pagelle è stato bocciato pesantemente nel weekend Lukaku, ma molti hanno sottolineato come invece abbia fatto un lavoro molto importante, di cui hai parlato anche tu, e quindi invito anche i nostri ascoltatori magari a lasciare un commento, a farci sapere che ne pensano della prestazione di Lukaku, che non ha segnato, anche se comunque secondo o terzo, se non sbaglio, nella classifica marcatori di Serie A con 9 gol in questo avvio di stagione, quindi sta facendo molto bene, ma al di là dei gol sta lavorando tantissimo, è secondo nella classifica marcatori, come dicevamo, e c'è sempre questo parallelo inevitabile con Icardi in Francia, ma anche secondo me sta facendo bene, soprattutto come diciamo anche nelle statistiche dei palloni recuperati, quindi chiedo ai nostri ascoltatori di lasciare un commento, di farci sapere se siete d'accordo con noi oppure se su Lukaku vi sareste aspettati qualcosina di più. Hai parlato molto anche dei singoli, quindi andando un po' a chiudere sulla partita, su questo Inter-Verona, entrerei anche nel dettaglio dei voti. Abbiamo parlato di Barella match winner, anche per questo e non solo si è meritato il premio di MVP di PassioneInter.com davanti appunto a Bastoni e a Lazaro. Vi ricordo che l'MVP di PassioneInter.com lo votate voi tifosi sul nostro canale Telegram PassioneInter.com e sul nostro sito, quindi andate sempre a votare nel post partita, perché poi a fine stagione andremo ad eleggere l'MVP dell'anno. Barella è sempre più primo nella classifica stagionale. Diciamo, Antonio, che questi tre, come accennavi tu, sono stati anche un po' i tuoi top nelle pagelle di Inter Verona che hai curato sabato. Sì, le pagelle le ha curate il nostro collega Raffaele Caruso, però come ti dicevo già nell'intervento di prima, sono abbastanza d'accordo sui migliori. Sui peggiori Raffaele ha individuato Biraghi, e sono d'accordissimo, perché soprattutto nel primo tempo era quello che aveva sempre più spazio e secondo me non lo utilizzava benissimo, a parte due palloni interessanti che ha messo su Lukaku. Però un calciatore con la fisicità e col piede di Lukaku dovrebbe fare, secondo me, dovrebbe fare molto di più, quindi 5,5 ci sta. Poi altri voti negativi, ovviamente ad Handanovic, che insomma nell'unico episodio in cui è stato chiamato ha fatto male travolgendo Zaccagni, quindi causando il calcio di rigore. Altre due insufficienze su Lukaku e Lautaro, qui secondo me si poteva anche mettere una sufficienza entrambi, perché è stata quella classica partita in cui per gli attaccanti era molto difficile, perché insomma andare a duellare con quella difesa molto compatta del Verona non era semplice, e quindi
ci poteva anche stare la sufficienza, lui ha messo 5,5, comunque siamo lì, insomma non è stata una partita semplice per loro due. Lautaro non è, ha sbagliato tecnicamente qualche scelta rispetto alle scorse partite, comprensibilmente perché anche lui le ha giocate tutte ed è un calciatore insomma che sta uscendo alla grande in questo inizio di stagione, in tanti infatti lo hanno designato come vero trascinatore di questa Inter, io in effetti sono, non posso che essere d'accordo, infatti quando si è un po' spento lui contro il Verona ha un po' sofferto l'attacco, però ripeto, contro quella difesa lì del Verona non era assolutamente semplice. Bene, allora Antonio, io direi di chiudere qui la prima parte di questo podcast, 32esimo episodio di Passione Intertalk. Un attimo di pausa e torniamo subito con l'analisi e un bilancio di questo inizio di stagione. A tra pochissimo. Rieccoci, rieccoci allora con l'ultima parte del 32esimo episodio di Passione Intertalk. Come detto, dedichiamo questa parte conclusiva a fare un bilancio di questa prima parte di stagione, perché siamo arrivati circa ad un terzo della stagione. Abbiamo già affrontato tante partite importanti, perché abbiamo già giocato contro il Milan, contro la Juventus, che è arrivata questa sconfitta, unico veroneo in campionato di questo inizio di stagione, che sta facendo la differenza in termini di classifica. Una partita forse troppo sottovalutata, poi è stata anche la trasferta di Cagliari nella vittoria. Conte aveva detto non so quante altre squadre verranno a vincere a Cagliari e la classifica sta dando ragione, l'andamento di questo Cagliari, quarto, terzo a pari merito con la Lazio, è veramente clamoroso, quindi è una partita molto importante, tre punti veramente pesanti. Dicevamo, Inter seconda in classifica con un punto di ritardo sulla Juventus, a più 7 su Lazio e Cagliari, più 9 su Atalanta e Roma, Napoli addirittura a meno 12, il Milan che scivola addirittura al 14esimo posto con 18 punti di distanza. Sono tanti, tanti punti, abbiamo detto tanti big match in Champions. L'Inter invece in questo momento, dopo la rimonta, bruttissima rimonta subita col Borussia Dortmund, è al terzo posto. Sappiamo la qualificazione agli ottavi si è complicata, ma non è compromessa, perché con due vittorie comunque l'Inter può qualificarsi, deve affrontare lo Slavia Praga in trasferta e poi il Barcellona San Siro contro il Barcellona appunto, che può essere la partita decisiva, uno spareggio per gli ottavi. Antonio, io ti vorrei fare innanzitutto una domanda secca, ti chiedo se siamo secondo te dove ti saresti aspettato che saremmo stati a questo punto della stagione? Più o meno sì, probabilmente leggermente più avanti rispetto alle nostre aspettative, perché tenevamo tutti in conto qualche difficoltà che c'è stata, però in campionato non si è vista, perché insomma Conte ha davvero dato il massimo, anche tutta la squadra ha dato il massimo, quindi leggermente oltre le aspettative, perché quando l'Inter va a prendere in panchina un allenatore come Conte è normale che insomma tutti si aspettano tanto subito all'inizio, non così bene probabilmente, anche perché la Juve ha tenuto il solito ritmo degli altri anni, non ha perso niente nonostante il cambio di allenatore, non che abbia guadagnato a livello di gioco fino a questo momento, però la Juve ha tenuto sempre lo stesso standard. L'Inter si è adeguata sin dall'inizio, anche nella sofferenza è riuscita a vincere, quindi probabilmente questo non ci aspettavamo subito da parte di Conte. È super positivo l'inizio dell'Inter. Se dobbiamo già tracciare un bilancio, come penso lo stia tracciando anche lo stesso Conte, è più che positivo. Poi mettiamoci anche dentro gli infortuni, che sono stati tanti, soprattutto nell'ultimo mese. Secondo me, al di là della sconfitta col Dortmund, che insomma arrivavamo veramente con i giocatori quasi contati, e quindi sì, ha fatto male, però fino ad un certo punto, perché dobbiamo anche bilanciare con i risultati in classifica, diciamo che soprattutto quest'ultimo mese ha dato tante conferme e soprattutto ha messo tantissima pressione alla Juventus. Lo aveva detto Cristiano Ronaldo qualche partita fa e secondo me in queste 7 partite complessivamente tra campionato e Champions l'Inter ha dato una bella risposta alla Juve. Assolutamente, assolutamente, si vede che la Juventus comunque è sotto pressione, questo va detto, ma soprattutto, come dicevo anche prima Antonio, ci sono dei dati che secondo me fanno vedere come davvero la mano di Antonio Conte si stia vedendo su questa Inter e come questa Inter stia crescendo sotto la guida di Antonio Conte. Io stavo dando un'occhiata anche preparando questo episodio del podcast ad alcune statistiche proprio per avere un riscontro numerico su queste nostre sensazioni che avevamo evidenziato.
emergono alcune statistiche interessanti, come il quinto posto dell'Inter nella classifica dei tiri in porta, è alle spalle di Atalanta, Lazio, Napoli e Juventus, quindi c'è una maggiore propensione al tiro in porta. Siamo primi anche quest'anno come classifica di cross, quindi è un Inter che dicevamo dovrebbe trovare forse maggiore qualità nel gioco sulle fasce, ma c'è c'è già del lavoro sulle fasce che va semplicemente migliorato, perché l'Inter è la squadra che fa più cross, ma è anche quella che ne fa di più sbagliati in questa Serie A, quindi da questo punto di vista si può migliorare. Soprattutto il dato importante è quello dei chilometri percorsi, perché l'Inter è prima in Serie A per media di chilometri percorsi a partita, davanti a Parma, Juventus e Lecce. Questo penso sia il vero nodo, la vera mano di Antonio Conte su questa squadra, che corre tantissimo per sopperire magari anche a qualche lacuna, soprattutto in termini di rosa, che può avere rispetto ad altre formazioni concorrenti per poter stare al passo con la Juventus. Vediamo un Inter poi che conduce anche la classifica dei fuorigioco, segno questo secondo me anche, bisognerebbe innanzitutto prestare più attenzione a non cadere sempre in fuorigioco, ma anche di un gioco forse più verticale, di un Inter che cerca di andare più velocemente possibile verso la porta. Inter che guida la classifica dei gol con colpi di testa, insieme a Cagliari e Fiorentina sono già 5, davanti a Napoli, Roma e Torino, un altro fattore importante. Ci mancano forse ancora dei gol dei difensori, questo bisognerà lavorarci perché saranno fondamentali anche questi, ma è già un primo dato importante. E soprattutto, e arrivo alla fine di queste statistiche di squadra, l'Inter è prima in Serie A per possesso palla nelle partite, ha una media abbastanza più alta delle altre, perché Napoli, Atalanta e Juventus sono più dietro, addirittura di circa un minuto, anche più a partita, e soprattutto è un Inter che tiene molto palla nella metà campo avversaria, quarta in Serie A per minuti e per tempo di possesso palla nella metà campo avversaria, segna anche questo di una maggiore convinzione di una squadra che vuole passare dal gioco per andare a far male agli avversari. Detto questo, Antonio, abbiamo parlato molto anche dei singoli, ci avviciniamo anche alla sessione di mercato, soprattutto dopo lo sfogo di Antonio Conte sono iniziate le prime voci sempre più insistenti, che non si sono mai placate ma sono diventate, come diciamo, sempre più insistenti. Io farei con te un piccolo punto generale, vorrei sapere secondo te che cosa manca proprio a livello di caratteristiche tecniche e anche a livello proprio di numeri di giocatori a questa Inter per poter mantenere lo standard qualitativo, comunque lo standard di gioco di queste prime settimane, e per poi dare l'assalto finale nella seconda parte di stagione, chiaramente. Ma guarda, sicuramente qualche innesto sia a centrocampo che in attacco, perché guardando la linea difensiva siamo messi abbastanza bene. Tu prima sottolineavi che l'Inter ha preso parecchi gol, anche troppi nelle ultime partite, però probabilmente perché ancora Godin non è entrato appieno, insomma, negli schemi di Conte. Comunque Bastoni sta emergendo adesso, quindi se poi andiamo a vedere individualmente i difensori di Inter, ce li ha, sono anche, insomma, abbastanza qualitativamente importanti. Sta rientrando anche D'Ambrosio, quindi in difesa non credo ci siano movimenti da fare, anche sulle fasce con adesso finalmente l'arrivo di Lazzaro sulla scena che stavamo tutti aspettando, che Andrea sta andando bene. Vediamo cosa succede con Asamoah, che al momento è fuori quando rientra dall'infortunio, però le criticità sono in mezzo al campo, soprattutto per quanto riguarda le alternative, e ovviamente in avanti. In avanti si parlava di Mertens già a gennaio, però insomma ci sono delle valutazioni da fare, perché se da una parte De Laurentiis vuole cedere, insomma, un giocatore che ormai è in rotta con la società, con lo stesso presidente, c'è da vedere anche l'ingaggio, perché Mertens è uno che il prossimo anno compirà 33 anni, non chiederà meno di 5-6 milioni di euro, quindi ci sono delle valutazioni da fare. Poi comunque rientra Sanchez, l'arrivo di Mertens sarebbe una bocciatura nei confronti di Sanchez, che è stato ovviamente sfortunato per l'infortunio. Anche in mezzo al campo si stanno facendo diversi nomi, c'è quello di De Paul, secondo me il più interessante per caratteristiche, perché ormai è diventato una mezzala e quindi
sposa quelle caratteristiche che chiede Conte, di un calciatore che parte sulla linea dei centrocampisti ma che in realtà poi è molto offensivo, come faceva Sensi inizialmente, che andava sulla linea dei trequartisti. Tra l'altro non lo fa solo nell'Udinese, ma lo fa anche da titolare nell'Argentina, quindi un giocatore che non è inesperto, anche se abituato a lottare per la zona di retrocessione, ma che comunque ha l'esperienza internazionale dell'Argentina. Gli manca la Champions League, però secondo me potrebbe essere un giocatore già pronto, già assolutamente da Inter. Oggi si parlava anche di Mandragora, ma più come profilo secondo me per il futuro. Altri nomi, quelli d'esperienza, ma con i quali Conte si dovrà confrontare con la società, sono quelli di Matic e Vidal. Si deve confrontare perché la società è stata abbastanza chiara da questo punto di vista, e anche Marotta nel prepartita con l'Hellas Verona, insomma, sui calciatori d'esperienza ci è andato un po' cauto, perché sia Vidal che Matic sono sì dei buoni calciatori che Conte potrebbe già utilizzare, però cosa succede poi nella prossima stagione? Entrambi comunque sono un po' avanti con l'età, è un po' la stessa riflessione poi che andiamo a fare sullo stesso Mertens. Però andando insomma a vedere in questo momento le zone in cui l'Inter è un po' più scoperta, ovviamente il centrocampo e l'attacco. Prendo un po' le tue parole e faccio anche un po' un punto della situazione. Hai parlato giustamente di Mertens, sappiamo che Mertens vuole andare via e a strappare sicuramente l'ultimo contratto importante della sua carriera, quindi difficilmente andrà in un'altra squadra per guadagnare le stesse cifre che guadagna a Napoli, ma punta sicuramente a guadagnare ancora di più, quindi già parte da un 4 milioni all'anno circa. Quindi, come dicevi giustamente tu, è un investimento molto molto importante. A gennaio un profilo che mi sorprenderebbe, perché secondo me la vera lacuna in attacco è che manca un'alternativa con caratteristiche simili a Lukaku. Mertens è sì un goleador, ma ha tutt'altre caratteristiche, e per cui io per il momento vedrei meglio un profilo alla Giroud, soprattutto se dovesse liberarsi come occasione dal Chelsea. Sappiamo che l'Inter, se deve investire cifre importanti ma su calciatori più futuribili, se invece si presenta un'occasione, anche un calciatore in età avanzata come Giroud può essere un elemento importante, soprattutto a caccia di minutaggio per non perdere il treno per l'Europeo, perché il Chelsea non sta giocando e ha bisogno di giocare per andare all'Europeo con la Francia. Per cui questo è un nome secondo me da tenere d'occhio. A centrocampo hai già fatto un punto completo tu, io ci aggiungo anche un certo Kulusevski, che a Parma sta facendo benissimo, mi sta letteralmente impressionando, giocatore veramente molto molto interessante. Anche qui forse non risponde alla perfezione alle esigenze di Antonio Conte, perché se cerca esperienza sicuramente vorrebbe un profilo diverso, può essere più una pedina magari per la prossima stagione, ma sicuramente l'Inter lo sta tenendo d'occhio e dobbiamo prestarci attenzione perché è molto interessante. Io vorrei chiederti anche un tuo parere su Lazzaro brevemente. Diciamo che forse l'emergenza laterali è un po' rientrata, soprattutto bisogna vedere come starà Asamoah a gennaio con le sue condizioni, se starà bene lui non penso servirà un esterno, anche perché Lazzaro, senza scadere diciamo in battute facili abbastanza scontate, è comunque stato dato per morto troppo presto. Sì, ricordiamoci di Cancelo, vado un po' a memoria, però Cancelo aveva iniziato a giocare verso dicembre-gennaio, quando arrivò all'Inter con Spalletti. Insomma, Cancelo poi tutt'oggi lo rimpiangono tantissimi tifosi e insomma io rivedo in Lazzaro la stessa strada, sta ripercorrendo la stessa strada. Quindi lo dobbiamo solamente aspettare, è un giocatore molto giovane che viene da un campionato completamente diverso come quello tedesco, da un ruolo anche diverso, perché ricordiamolo, lui l'ha fatto l'esterno di centrocampo, a volte anche il terzino in una difesa a 4, però giocava da esterno offensivo, in nazionale gioca nel tridente offensivo, quindi aspettiamolo un attimo. Abbiamo aspettato Cancelo, che anche quando Cancelo era in prestito dall'Inter si diceva che a gennaio sarebbe tornato al Valencia, in realtà non è tornato perché Spalletti lo vedeva in allenamento come Conte vede Lazzaro in allenamento, per cui questi calciatori gli allenatori imparano a conoscerli soprattutto dal punto di vista tecnico, e quindi Conte, conoscendo le qualità di Lazzaro, difficilmente lo lascerebbe partire a gennaio per qualche prestito. Ma ovviamente in allenamento si vedono anche ancora certe lacune tattiche che
comunque ci stanno lavorando. Adesso non ha fatto male anche contro la Sverona, anche se difensivamente non è che è stata una partita impegnativa, più che altro offensivamente forse poteva dare qualcosa in più, però alla fine qualche spunto ce l'ha fatto vedere, molto interessante, perché quando si accende, soprattutto quando taglia in mezzo al campo, a me piace tantissimo. Poi ha fatto l'assist per Vesino perché ha davvero un bel piede. Di tutto si può dire di Lazaro, però davvero nei cross fino a questo momento quasi impeccabile. Ricordo da Albert, ad esempio, che è un altro terzino su cui l'Inter puntava parecchio, però alla fine non è riuscito. D'Albert sin dall'inizio, a parte quell'essere timido nel puntare l'uomo e anche i vari problemi dal punto di vista tattico, un cross decente non lo aveva messo nelle prime partite, perché non perché D'Albert sia scarso, perché la Fiorentina sta facendo anche bene, però noi spesso sottovalutiamo l'aspetto mentale. Un calciatore, se sta bene dal punto di vista mentale, gli riesce davvero, davvero di tutto. Quindi Conte, perché ci è andato cauto con Lazaro? Perché sta aspettando che prenda sempre più fiducia, e la sta prendendo. Nel momento in cui Lazaro diventa un calciatore, non dico top, però comunque consapevole delle proprie qualità, verrà lanciato da Conte. Ma un calciatore prima deve credere in se stesso, e poi l'allenatore può fidarsi del calciatore. È questione di tempo, ma pian piano sta arrivando anche Lazaro. Andiamo verso la chiusura, Antonio. Abbiamo parlato che di questa sosta in cui è doveroso fare dei bilanci. Io vorrei chiederti di aiutarmi e di fare insieme un po' una sorta di top e flop di questa prima parte di stagione. Mi concentrerei in particolare magari anche sui nuovi acquisti. Io personalmente, in generale, tra i top di questo inizio di stagione, partendo da dietro, metterei De Vrij, Sensi Barella e Lautaro Lukaku. Non so se vuoi aggiungere qualcun altro tu. Quindi io direi De Vrij, Bastoni, Sensi Barella, e per il momento dico solo Lautaro, perché Lukaku mi è piaciuto nell'ultimo mese, prima non mi aveva fatto impazzire, mi è piaciuto tantissimo nell'ultimo mese, però ancora non lo metto nei top, solamente Lautaro perché mi ha impressionato tantissimo. Gli possiamo dare una chance magari anche a Candreva, uno dei rilanciati di Antonio Conte? Io, sai, sono sempre stato abbastanza critico su Candreva, l'ho lasciato un passo indietro. Tu come lo interpreti? Sì, positivo. Positivo assolutamente questo inizio di stagione. Non fra i top, però molto affidabile. Un'arma comunque a disposizione, Conte si può fidare. Nelle ultime 2-3 partite un campanellino d'allarme, perché non ha difeso tanto bene, l'ho visto più volte farsi saltare con troppa facilità, magari è un calo fisico perché anche lui comunque è un po' avanti con gli anni e quindi questa sosta magari lo recupera appieno, però in generale positivo ma non fra i top. Tra i flop invece, mi dispiace doverlo dire, ma io ci inserirei Godin, che fino ad ora non mi ha convinto totalmente. Ha dimostrato di avere, vabbè, l'esperienza fuori da ogni dubbio, ma di avere anche doti importanti con quell'assist, per esempio per Sensi, importantissimo, ma non mi ha ancora convinto e mi aspetto veramente, veramente molto di più. Da lui mi aspettavo il salto di qualità definitivo del nostro reparto. Ci metto tra i flop Biraghi, che secondo me soffre su quella fascia, soprattutto la mancanza di esperienza nel confronto con Asamoah si sente parecchio. Borja Valero dobbiamo mettercelo per forza di cose, perché se Conte lo ha tagliato deve esserci evidentemente qualche problema. E ci metterei anche un Politano, che nelle idee e nello scacchiere di Conte sinceramente non ce lo vedo molto. E ti lascio anche un punto di domanda bello pesante, Antonio, ti lascio a te l'incombenza di rispondere a questo punto di domanda, che è su Milan Skriniar. Ripercorrendo la classifica stagionale dell'MVP votato dai nostri utenti, Milan Skriniar fin qui non ha ottenuto nemmeno un punto, quindi non è mai entrato nei tre migliori in campo di queste prime partite tra campionato e Champions. Come te lo spieghi? Come lo hai visto? Me lo spiego perché semplicemente all'inizio non era lo stesso Skriniar, e io in ogni puntata forse l'ho ribadito che non mi piaceva, però non ha mai giocato una partita pessima in questo periodo di ambientamento, e da qualche partita io sto rivedendo lo stesso Skriniar. Contro l'Hellas Verona
l'ho visto quasi dominante come ai vecchi tempi, perché per un calciatore come Skriniar passare da una difesa a 4 ad una linea a 3, poi lui è molto giovane, non ha ancora la stessa esperienza di De Vrij o ovviamente Godin, e quindi pian piano sta arrivando anche Skriniar, io ultimamente l'ho visto bene, quindi per me non è da flop, perché se all'inizio ha avuto difficoltà, però è un ragazzo, un calciatore molto intelligente, nella difficoltà ha saputo comunque mettere una pezza, ha saputo adattarsi, adesso sta venendo fuori perché sta capendo, sta entrando nei meccanismi, quindi insomma per un calciatore che aveva delle difficoltà in più non è giusto bocciarlo. Tra i flop io aggiungerei anche Asamoah, perché sì, è stato condizionato da problemi fisici, da infortuni vari, però fin qui non mi è piaciuto tantissimo. Per il resto sono d'accordo con te, con gli altri, Politano, Biraghi non stanno andando granché, Borja Valero ovviamente non ha giocato, non abbiamo menzionato Brozovic, che ha fatto un grande inizio di stagione, un po' annebbiato per i motivi che abbiamo elencato precedentemente nelle ultime partite, quindi anche lui in una via di mezzo, ecco, positivo, un po' come Candreva a Brozovic. Per il resto sono d'accordo. Diciamo che questo beh, ci fa ben sperare, perché chiaramente ci sono ancora tantissimi margini di miglioramento. Prima di chiudere veramente, Antonio, però, che credo sia doveroso chiudere la nostra analisi dei nostri bilanci con un parere anche sui primi mesi di Antonio Conte. Io sono abbastanza netto, sono sempre più convinto che il vero valore aggiunto di questa Inter sia chiaramente l'allenatore, si giustifica l'investimento fatto e la totale fiducia che gli è stata data anche in sede di mercato, quasi totale, si è dovuto fare anche un po' i conti con i bilanci e con delle esigenze a cui purtroppo non si poteva sfuggire. Un Inter che come rosa forse secondo me partiva alla pari, se non al di sotto di altre squadre, sicuramente secondo me all'inizio della stagione si partiva con la condizione di essere un passo indietro al Napoli in termini di rosa e alla pari con la Roma, forse un pochino avanti alla Lazio, e invece se si sta delineando un campionato che secondo me vedrà solo Inter e Juventus lottare fino alla fine per il vertice, con la Juventus chiaramente un po' più avanti viste le tantissime alternative in panchina, è merito di un Antonio Conte che secondo me, aggiungo, si può permettere quelle frasi su Sensi e Barella che all'esterno possono essere magari fraintese, ma che all'interno secondo me sono chiarissime sia ai diretti interessati ma anche a tutti gli altri, e si può permettere anche qualche uscita che può sembrare fuori posto e qualche parola un po' sopra le righe, perché ha totalmente in mano l'Inter, ha totalmente in mano la squadra, e risottolineerei anche una frase di Barella che aveva detto che lui per Conte si sarebbe fatto ammazzare addirittura, quindi secondo me questa Inter è totalmente in mano a Conte, è lui il valore aggiunto, se si riuscirà a puntellare la rosa con gli elementi chiesti da Conte, non dico che sarà un Inter da scudetto, perché io sono ancora titubante sulle possibilità di vittoria di scudetto, soprattutto per la forza della Juventus, però ci si avvicinerà tantissimo e si ridurrà tantissimo il gap dalla Juve. Tu che ne dici? Sì, perché lo dico ancora una volta, dipende tanto anche dalla Juve, dalle risposte che darà. L'Inter sta facendo quello che può, anche in relazione alle proprie risorse, sta dando anche di più. Se la Juve non molla, poi diventa difficile, perché la Juve potrebbe schierare tre formazioni quasi, perché se esce Ronaldo, entra Dybala, esce Bernardeschi, entra Douglas Costa, stiamo a parlare di una squadra che non può essere raggiunta neanche con il mercato di gennaio, ovviamente, anche perché il mercato di gennaio è un mercato un po' complicato, ma probabilmente neanche con il mercato estivo del 2020, perché è una squadra che programma da 9 anni, parte con 9 anni in più rispetto all'Inter, quindi non può essere raggiunta subito, però c'è l'allenatore che fa la differenza. Io sono convinto che Conte è un allenatore che ha qualcosa in più rispetto a Sarri, perché se Sarri ha il bel gioco, Conte si sovrappone secondo me con una mentalità vincente, ma non solo, con una capacità di saper creare uno spirito di gruppo nello spogliatoio che va al di là del gioco, secondo me quello può fare la differenza. Quindi va bene, l'Inter non può raggiungere la Juventus neanche nel giro di un anno, 2 anni, non so, però quando c'è un allenatore così forte in panchina
insomma, hai quella carta in più che può sopperire alcune lacune della rosa, quindi siamo assolutamente fiduciosi. E di sicuro si stanno gettando basi importantissime per un rilancio dell'Inter che deve passare necessariamente da questa fase con un tecnico così importante e con un progetto così ambizioso. Prima di chiudere definitivamente questo episodio, Antonio, ricordo il calendario che ci attende dopo la sosta, quindi cerchiamo di ricaricare le pile perché poi prima della prossima sosta abbiamo in ordine il Torino fuori casa sabato 23 novembre alle 20:45, poi si torna in Champions, sfida decisiva a Praga contro lo Slavia, Inter-Spal, Inter-Roma, un altro big match, a seguire Inter-Barcellona, l'ultima sfida a San Siro, decisiva per la qualificazione agli ottavi, speriamo di potercela giocare ancora con le chance di passaggio del turno. Quindi Fiorentina-Inter e Inter-Genoa proprio poco prima di Natale, poco prima della sosta, poi si ritorna ancora una volta con Napoli-Inter, Inter-Atalanta, quindi ci attende veramente un ciclo di fuoco, tutto da vivere con noi su passioneinter.com. Io prima di salutarvi vorrei ricordarvi il nostro sito partner passionepremier.com, vi ricordo che anche loro curano un podcast molto interessante, quindi se siete appassionati di calcio inglese, di cultura inglese, seguite passionepremier.com su tutti i social, sui canali di podcasting e sull'app di OneFootball, trovate le notizie sul calcio inglese curate dallo staff di Passione Premier. Vi ricordo inoltre migliorepitv.com, il sito che si occupa di tecnologia TV online e decoder che sostiene Passione Intertalk. Se volete sponsorizzare anche voi Passione Intertalk in questo spazio, mandate una mail a info@passioneinter.com. Ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati con noi fino a questo punto di questo episodio. Vi ricordo di seguire passioneinter.com su tutti i canali social, di lasciarci un bel mi piace e un feedback se questa puntata vi è piaciuta. Dateci anche qualche consiglio per migliorare, sicuramente possiamo fare ancora meglio se ci date le vostre opinioni. Ringrazio la voce storica di Passione Inter Talk, il mio compagno di viaggio, redattore di passioneinter.com, Antonio Siracusano. Grazie Antonio. Grazie a te Lorenzo, come sempre un piacere, alla prossima e un saluto a tutti. Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di passioneinter.com. Per questo 32esimo episodio di Passione Inter Talk è tutto, sempre forza Inter!